Allora, Lucia, io sono felicissima di poter parlare del Barlume perché sono una di quelli che aspetta tutto l'anno di poter tornare a Pineta. E ho visto ovviamente i due episodi della nona stagione e credo che la Fusco insieme alla Tizi siano quei personaggi che riescono a trainare il racconto nonostante tutti quanti quei personaggi cialtroni che le circondano, no? Sono loro due che portano avanti la storia, secondo me, in un certo qual modo, perché altrimenti se dessimo spazio soltanto al Viviani, ai Bimbi, a Beppe o a Pasquali, non ne usciremmo vivi. Ma insomma, sì, no, diciamo che siamo tutti dai trainanti della. Ognuno ha la sua geometria all'interno di questa tramatura che è sicuramente organizzata sempre più collettivamente da Rowan Johnson. E non so se addirittura prenderci, diciamo, questa cosa che dicevi, questo, come dire, questo, no, non mi viene il termine, insomma, Beh, diciamo che questa proprio questo femminile. questione di essere noi il traino. Sicuramente siamo dei poli, ecco, siamo dei poli, nel senso che un polo è il bar e con tutti gli amori, le difficoltà, eccetera, che ruotano intorno a questa ragazza, a quel sapone, sempre più stressata da tutto quello che la circonda. E dall'altra parte invece c'è il commissariato, quindi con Cioni, Govoni, bravissimi Cioni e Govoni, bravissimi, lo dico adesso da Lucia, facendo un commento di loro come attori che sono eccezionali, veramente. E Michele Di Mauro, e insomma tutto il gruppo commissariato. E poi ci sono Beppe e Pasquali che sono appunto Stefano Fresi e Corrado Guzzanti, che sono adesso sono un po' piazzati nella casa. Non è semplice dare questa collettività e gestire questa collettività. Ieri io l'ho guardata la puntata, ho avuto quasi la sensazione che fosse veramente un film, nel senso che la trama gialla cavalcava anche con più energia rispetto ad altre volte in cui c'è una preferenza, diciamo, c'è una leggerezza maggiore. Per esempio, vedere per la prima volta Alessandro Benvenuti, che è uno dei bimbi, quindi uno del quartetto. Di essere così travagliato, tra l'altro lui è un gigante di attore, proprio un gigante, un riferimento, e vederlo così travagliato, incastrato in una situazione dove per la prima volta sembra avere delle ombre questo personaggio, perché poi la cosa bella del Barlume è che sono e siamo, mi verrebbe da dire, tutti personaggi abbastanza poveri cristi, nel senso che nessuno è veramente fatto di quei chiariscuri un po' loschi o che tramano alle spalle, sono tutti dei personaggi che casomai capitano nei casini, ma non che hanno la volontà. Sì, forse la Fusco ha avuto un periodo, un passato in cui si ipotizzava che era stata in Ungheria, c'era Sì. stata una puntata che l'aveva lavorato in un casino. Devo dire, quello a me piaceva molto, mi è dispiaciuto poi lasciarlo, per cui avevo il tatuaggino del serpentino qua, si immaginava, ecco sì, forse lei ha un pizzico, ma non perché lo interpreto io, perché l'ha scritto, ci mancherebbe, Certo. Roland, così, è un pochettino più di coscienza di quello spessore che può anche prevedere un'ombra, diciamo, no? Una parte più oscura. Scusa, ti ho risposto lungamente per dire che siamo noi che trainiamo, ma siamo due poli, ma ce ne sono tanti di poli in questa serie. Tra l'altro il Barlume ha avuto un percorso un po' strano, no? Perché a un certo punto il suo personaggio principale, il Viviani, per un certo periodo è stato assente, c'erano soltanto dei piccoli accenni di lui alla fine delle puntate. E l'anno scorso, parlandone proprio con Ron Johnson, mi ha detto: effettivamente io un po' di paura ce l'ho avuta quando il Viviani si è allontanato dal racconto, perché era come se Breaking Bad si ritrovasse senza il suo Walter White. Però poi proprio quella coralità di cui parlavi tu, credo che abbia fatto in modo che il racconto andasse avanti fortissimo, cioè l'assenza di Viviani c'era, però poi c'era tutto quanto, personaggi e storie che riuscivano a mandare avanti il racconto senza farne sentire troppo la mancanza. Sì, nel senso che secondo me è stato un bel twist quello. Ora, non perché, cioè, io ne ho sentito la mancanza, sia personalmente che come personaggio, però devo dire che è stato un bel twist quello di spostare, anzi, anche un coup de théâtre, insomma, anche se non siamo a teatro, però un colpo di scena, il fatto che il protagonista improvvisamente si sottrae, sparisce, va dall'altra parte del mondo, va in Argentina.
Però questo cambiamento, questa sorpresa ci ha permesso effettivamente di trovare altre strade, no? E poi di riunirle, perché poi è tornato. Cioè, per fortuna non c'è stata quella cosa radicale del cambio che qualcuno... È anche interessante perché è come dire, è come quando, adesso faccio un parallelo veramente bruttissimo, è come quando sposti i mobili in casa, no? Mm-hmm. Per un attimo... spostandoli vedi nuove prospettive della stanza, dici ma forse il tavolo, poi è bello che sia quel tavolo che poi compare di là ma poi ritorna, insomma nessuno, speriamo di continuare con tutti i personaggi che ci sono e di farne inserire sempre di nuovi, non, nessuno vuole che qualcuno di fondamentale non ci sia più, però è vero che questi equilibri cambiati hanno permesso degli sviluppi inaspettati della trama. Anche perché poi sono entrati dei personaggi in punta di piedi che però poi hanno preso veramente spazio, penso anche semplicemente a Tassone, no? Che è un personaggio per un certo punto di vista insopportabile, per altri irresistibile, perché la sua fortuna spacciata lo porta a fare queste scalate con la Fusco che lo guarda e dice ormai non può più fare niente la Fusco, ma lo stesso Pasquali, Beppe, insomma sono tutti quanti personaggi che sono entrati lateralmente e poi invece adesso fondamentali. MLM e poi si sono allargati, ma guarda anche il personaggio mio della Fusco ha avuto dei cambiamenti incredibili negli anni, devo dire anche io piano piano lentamente è vero preso spazio, nel senso che effettivamente prima si girava tutto intorno all'indagine che però era svolta da Massimo Viviani al bar o comunque in giro e poi questa cosa qua è successo questo, che le cose si scrivono, però poi capita anche che uno ha una chimica con qualche attore, per cui si sviluppano. Per esempio, ad un certo punto ha iniziato a svilupparsi tutta la questione dei Fuscocioni e Govoni, perché effettivamente funzionava come venivano trattati questi sottoposti, funzionava come si trattavano tra di loro e come io... quando avevano fatto i corsi online di indagini all'americana e quindi c'era il momento che parlavano sempre di slash. Effettivamente Rohan, la cosa bella è che lui scrive a partire dal mondo di Marco Malvaldi, però una parte di quello che si sviluppa è legato anche a come accade tra di noi. E per esempio anche con Tassone, con Michele Di Mauro, che ci conoscevamo dal teatro, ma non avevamo mai lavorato insieme, effettivamente poi ci siamo trovati l'anno che lui era diventato davanti a me, io ero finita... insomma dipendevo da lui, insomma aveva fatto strada improvvisamente, a me mi aveva declassato, in quelle scene ci siamo trovati che funzionavano, facevano ridere e c'era una chimica, per cui effettivamente molti sviluppi accadono, non solo ovviamente perché poi c'è da tenere in ballo tutta una serie di cose, però accadono anche perché si sviluppano realmente lì per lì, come tra le persone. Quindi diciamo che il Barlume è una serie viva da questo punto di vista, viva per questo. O per esempio c'è stato l'anno scorso che durante il lockdown, la pandemia, che siamo stati la prima serie italiana a ripartire, per fortuna, infatti tutti dicevano ma davvero ripartite? Questo non parlo di quest'estate ma dell'estate prima. Sì. E devo dire che per esempio quella puntata che finiva con la scena in cui Conte parla agli italiani è uno strano effetto, perché poi questa Pineta è un luogo immaginario, no? Noi lo giriamo all'Isola d'Elba, la meravigliosa Marciana Marina, però è un luogo immaginario, quindi vedere dentro l'immaginario entrare una realtà che tutti tra l'altro hanno sulla pelle è anche quello un bel cortocircuito, per dire che comunque il Barlume è vero che è parte da dei romanzi e per fortuna parte da quell'universo di Marco Malvaldi, però nello stesso tempo, o anche così i romanzi, però diciamo nello stesso tempo cammina insieme un po' agli attori, perché inevitabilmente tra la carta scritta e la tridimensionalità della storia c'è una differenza. E quindi nel bene e nel male, voglio dire, delle volte nella scrittura uno si può permettere cose, no, più fantasiose, magari invece poi realizzarle non è sempre semplice. Per esempio le scene, quest'anno ci sono delle scene con gli elicotteri che arrivano, loro che scendono dagli elicotteri, cioè un conto è scriverlo e un conto è farla accadere. E quindi è una serie, la cosa bella è che è una serie viva, fresca, che avanza un po' con noi, con le nostre storie, anche perché non potrebbe essere diversamente, perché sono 10 anni che la facciamo, quindi ci sono finite dentro le nostre vite, le nostre amicizie, e questa cosa qua.
Tra l'altro trovo, scusami, non sempre che parlo tanto, perdonami. Non ci mancherebbe, invece è bellissimo, no? Perché poi c'è una passione dietro questo racconto che fai, è bello. Ho trovato molto interessante il fatto che in questi anni anche la regia sia cambiata. Penso all'anno scorso, come quasi tutto si sia sviluppato sullo schermo, no? C'erano queste videochiamate su Zoom, i bimbi che si sentivano su Zoom per parlare dei casi, o Pasquali che aveva questa storia assurda che veniva mezzo truffato, e la regia è cambiata e ha innestato al suo interno una realtà con la quale poi, appunto, come dici tu, è facile confrontarci, perché tutti quanti stiamo vivendo questa situazione, hanno fatto le mascherine di lockdown, e credo che sia forse proprio questo suo riuscire a nel tempo modificarsi e adattarsi come se fosse acqua a quello che gli accade intorno. Sì, sta accadendo. È bellissimo, guarda, è bellissimo. Tra l'altro, due anni fa, appunto, io dico l'anno scorso perché sono uscita l'anno scorso, è stato il primo arresto su Zoom, perché io dicevo fermo, non ti muovere, cioè è vero. Ho fatto anche l'arresto su Zoom, ma questo accade anche un po' quando siamo lì a girare, no? E questa è una cosa impagabile. A me era già capitato quando avevo fatto La mamma imperfetta con Ivan Cotroneo, che è il regista, sceneggiatore. È una cosa abbastanza anomala, o mi è successa a teatro quando lavoravo, quando facevamo gli spettacoli con Filippo, cioè avere la persona che scrive davanti, e come nel caso di Rohan, che è sempre un vulcano, e quindi diciamo poi il regista sul set o la regista che sia sono, come dire, i genitori del set, quindi l'atmosfera che genera è una specie di specchio di quello che sono loro, quindi il barlume ha un'energia assolutamente alta, vitale, che è molto necessaria, uno sia per viverlo bene, ma sia anche per essere più creativi, perché appunto lui con il fatto che è così vulcanico, spesso quando giriamo le scene si cambiano delle cose, si aggiungono, si può aggiungere anche metà scena, cioè nel senso che la scena è assolutamente scritta, però lì dal vivo possono venire fuori altre idee, lui le scrive, e questa è una cosa un po' impagabile, ecco, perché ti dà quel fremito, quell'emozione di quando sei sul set, di dire posso fare così, ti dà quella libertà mentale, no? Cioè non sei uno che va a eseguire qualcosa, sei qualcuno che entra nei panni dei personaggi e gli dà vita. Lo scorso anno proprio Rohan Johnson mi ha raccontato che sul set in realtà c'è Stefano Fresi che gli fa l'imitazione, perché ogni tanto va lì da lui, gli dice senti, ma se questa scena la facessimo in quest'altro modo, e dice che lui si fa una grassa risata e poi fa no. e ci sono dei video di Fresi che appunto dice no tutto il tempo. No, esatto, perché poi Rohan è vero. Allora, delle volte ci vuole un pochettino a convincerlo, ma giustamente perché lui ha in testa la scrittura e lo stile di commedia, perché sai, anche la commedia ha tantissimi stili diversi, no? La modalità di Rohan è un po' perché è toscano, e c'è quella battuta toscana dove puoi ridere di qualsiasi cosa e non diventa mai, cioè i bimbi si dicono spesso ma perché ancora non hai tirato le cuoia, certo. No? Ridono continuamente sulla cosa della morte, per esempio, tra di loro, oppure ma guarda come sei vestito, fai comunque schifo anche come hai rivestito l'altro giorno, cioè se ne dicono di tutti i colori, e questa è una cosa toscana, per cui è vero che io che sono marchigiana o è difficile avere quel tipo di commedia. Poi non è vero che non aggiungiamo cose, le aggiungiamo anche noi, cioè Corrado Guzzanti le aggiunge, perché voglio dire, hai queste risorse, e come lui, Filippo, Stefano, insomma, sarebbe Michele Di Mauro. Certo è che poi alla fine decide giustamente il regista, perché conosce lui un po' il ritmo della questione, oppure lo devi fregare e allora le fai direttamente in scena, così non gli dici niente e l'aggiungi. Tra l'altro, ecco, mi diceva che ama molto lavorare con voi attori e si è reso conto che quasi tutti quanti arrivate dal teatro, e che questa cosa ha portato e aggiunto al racconto in realtà delle sfumature in più, secondo lui, e lo penso anch'io, perché se poi andiamo a vedere gli attori che ci sono, penso anche a Fresi, penso a Guzzanti, a te, a Filippo Timi, insomma anche anche Michele Di Mauro, benvenuti, insomma, benvenuti, come dico, è un gigante, ma anche loro, Cioni e Govoni, che e loro sono eccezionali, fanno dei numeri, io quando li guardo faccio fatica a non ridere, si fa fatica a non ridere, no, ma così come le prime scene che facevo con Corrado Guzzanti, cioè il mio piacere è riuscire a non ridere, perché
Lui veramente, a parte questa cosa che fa il Veneto e gli viene fuori in una maniera pazzesca, ma poi ne aggiunge tipo appunto, prende il microfono e fa sa, 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 come si fa sempre nella prova, microfono, e lui aggiunge sa, San Marco. Cioè lui è così, è fatto proprio che ha quei colpi di genio. Meraviglioso, sì, sicuramente il teatro allena molto, perché fortifica, crea il piacere di girare la scena che sia viva lì, non solo dentro il video, mentre il cinema, che è un'arte complicatissima e per la quale io ho solo che ammirazione per chi lo fa bene e insomma e fascino, cioè non lo sto dicendo che il teatro è meglio, no, ci mancherebbe assolutamente, c'è tutto da, una cosa nutre l'altra. Però è vero che chi fa teatro ha il piacere spesso, siccome le scene si ripetono giorno per giorno per tanti mesi, e c'è semplicemente, questa è la differenza, c'è l'abitudine di provare insieme, quindi di modificarle insieme. Chi viene dal cinema sa la terribile, difficilissima arte invece di fare solo in quell'istante, in quella, perché uno dice il cinema la puoi ripetere, ma è esattamente il contrario, il cinema non si ripete tanto, perché se si ripete un ciak difficilmente si ripete, perché tu la vuoi fare diversamente, sì, un paio di volte, tre volte, ma il teatro invece fai tantissime repliche, magari ne fai 50, perché tutti dicono ah sai il teatro è più difficile perché non ripeti, ma ripeti di più a teatro in realtà. Al cinema è molto difficile perché tu in quell'istante devi fare il massimo e poi quella cosa lì resta. E resta quella, è vero che la puoi fare 3-4 volte, ma magari non scelgono quella che va bene per te, ma scelgono quella perché dietro stava passando un autobus e in quel ciak che tu hai fatto benissimo non va bene, cioè, capito? Sì. Ecco, quindi sì, una cosa nutre l'altra, poi appunto, ripeto, la bellezza di questa serie secondo me è anche un po' che ci sono tutti antieroi, che è proprio, io ogni tanto dico è la matita spuntata di Gomorra. Nel senso che Gomorra che è su Sky sono belli attrezzati, sì. Forti, combattivi, insomma è chiaramente una serie realistica, no? Su personaggi capaci di compiere delle azioni malvagie eccetera, noi invece siamo tutti, come ripetevo, un po' così, personaggi che inciampano sulle cose e che nessuno di noi ha reali intenzioni di far male a qualcuno, e quindi veramente siamo gli antieroi, cioè figli di un dio minore di Gomorra. E tra l'altro parlavamo del fatto che a volte fai fatica, no, a rimanere seria davanti a Guzzanti o non so, Tassoni, ecco, io credo invece che La Fosco sia un personaggio estremamente comico, perché nella sua serietà dice delle cose, ha delle battute che fanno piegare in due dalle risate, e poco fa ne parlavo con Filippo Timi che mi ha detto che secondo lui il Viviani è come il cucciolone, qualcosa che uno mangia, no? Che mangia da sempre, che a quei tre gusti sono sempre uguali, che la tizia è un cornetto algida che non può non piacere, e che La Fusco è come un ghiacciolo ma al peperoncino. Sei d'accordo? Bella, no, mi piace molto, e il cucciolone mi piace perché è tenero il titolo, cioè il nome stesso, il cucciolone, sì sì, potrebbe essere che io sia un ghiacciolo, perché comunque sono di ghiaccio, no? Di ghiaccio, sì sì, ci sta, anche se non abbiamo mai fatto perché poi in realtà... Perché poi in realtà, sì. Appunto, secondo me La Fosco dentro in realtà è un vulcano, è una donna fortissima, io la adoro La Fosco, forse è uno dei miei personaggi preferiti perché riesce a farmi ridere come forse pochi e nessuno, quando appunto con Cioni e Gogoni o con Tassone, lei sta lì e fa delle battute, li tratta malissimo e loro se ne accorgono, ma fino a un certo punto per me è pazzesca lei. Sì, sì, è pazzesca. No, ma anche a me piace tanto il fatto di avere questa distanza, no? Nello sguardo delle cose, che però non è una distanza indifferente, è una distanza di qualcuno che guarda il mondo, il caos del mondo, il precipitare delle cose con quella partecipazione di chi è cosciente di quello che accade, è lo sguardo della coscienza ironica, però, capito? Sì, quindi ed è una cosa che a me succede nella vita, perché io per esempio quando giro per Roma, che è una città dove ne succede di tutti i colori, caotica, fai un, cioè non è Napoli, però insomma è una città abbastanza audace, no?
ecco, quando vado in giro oppure sono in motorino che osservo, mi viene un po' quello sguardo fusco, nel senso che è un'osservazione, uno sguardo partecipato, ma allo stesso tempo allibito dell'assurdità dell'essere umano, no? Che poi poi la legge, diciamo, è proprio il contrario, è il tentativo di mettere un ordine. Quindi a me piace tanto perché c'è un giudizio, però è un giudizio di chi ne partecipa, no? Di un'indifferenza, perché l'indifferenza non ci piace, insomma, l'indifferenza non fa il caso mio, non fa il caso da Fusco, non fa il caso della serie. La serie è vitale proprio perché non c'è indifferenza, tutti gli ribolle il sangue per qualche cosa, no? Anche fosse soltanto perché non trovano la quadra di qualcosa. Quindi, insomma, a me piace questa distanza. È vero, effettivamente, quando io non rido davanti a Guzzanti o Michele Di Mauro o gli altri, non rido, provo piacere nel non ridere, però mi verrebbe da ridere, ma il mio piacere è non ridere perché lì capisco che funziona la dinamica tra di noi, capito? Mm-hmm. Però in realtà dentro, negli occhi, nella pancia, a me viene da ridere perché è difficile non essere anche un po' spettatori. Per fortuna anche la Fusco è spettatrice allibita di tutto quello che gira intorno, insomma. Quindi sì, mi piace proprio tantissimo. Guarda, mi piace proprio tanto sia il personaggio che la serie. La serie, secondo me, è anche una fotografia bellissima della provincia italiana. È vero, è molto toscanocentrica, però poi negli anni ha inglobato diversi altre parti d'Italia, no? Penso al Veneto, al Romano, c'è una coralità. Sì. E al centro però ci sono questi bimbi, no? Questi quattro vecchietti che rappresentano proprio la provincia. E io sono pazza di loro. Io Pilade, quando lo vedo, impazzisco, perché sono meravigliosi. Sono meravigliosi, a parte che uno appunto è il gigante, Alessandro Benvenuti, ma gli altri, vabbè, Massimo Paganelli era un professore di filosofia, un direttore artistico del teatro Metastasio di Prato, insomma un uomo, un intellettuale vero, e Athos e Marcello, che sarebbero Pilade e Gino, vabbè, ma loro sono una cosa, cioè ti dico, io quest'estate così, era un anniversario della morte di Dante, credo, e mi sono messa, siccome Pilade, che è Athos, certo, quello, sì, diciamo, sì, quello più robusto, scrive dei sonetti, allora gli ho chiesto, ma Athos, ma è vero che tu sai qualche riga a memoria della Divina Commedia? Oh, è andato avanti 20 minuti, sapeva tutto il quinto canto a memoria, mi chiamavano, Lucia, dai che devi venire, vieni al trucco, eccetera. Io invece stavo filmando Athos, non potevo smettere, un fiume di conoscenza, cioè in realtà poi loro, scava, scopri dei mondi, cioè Athos da Vini, che ha fatto teatro amatoriale tutta la vita, eccetera, è un grandissimo attore in realtà, perché poi appunto non è detto che uno che ha fatto il teatro amatoriale non abbia delle capacità sublimi come un professionista. Infatti poi lui è meraviglioso come anche gli altri. No, questo per dirti che anche loro sì, loro sono... Ma quanto gli si vuole bene a io vorrei giocare a carte con i bimbi tutta l'estate, se fosse possibile. E allora vienici a trovare. Ma magari, volentieri. Cos'è che ti rende più orgogliosa di questo lavoro? Perché credo che il Barlume sia riuscito a fare proprio breccia nelle persone. Me ne accorgo anche ieri sera, c'era la gente che lo commentava su Twitter. È un'attesa, sono due episodi, no? Negli anni sono diventati sempre di meno. Quest'anno anche la... Sono sempre stati due, però poi si accumulano e allora le persone non si rendono conto che erano solo sempre due. Infatti ogni anno dicono, ma quest'anno solo due, no, anche gli altri. Però giustamente poi... sì, ma forse quest'altr'anno ci sarà un cambio. Bene. Per l'anniversario. Guarda, a me mi rende fiera il fatto che più di tutti... Allora, ci sono due cose che mi piacciono, che mi rendono fiera. Uno... che è un personaggio che amano molto le bambine, cioè spesso mi capita, con mia sorpresa, perché poi io non potrei mai immaginare di poter piacere a delle bambine, perché è un personaggio tosto, duro, invece le bambine spesso dicono voglio diventare come te, e questo mi piace, perché si vede che percepiscono una personalità, una forza, il coraggio di dire in faccia le cose che uno pensa, senza doverle subire. E l'altra cosa di cui vado fiera è che secondo me è così amata questa serie perché è fatta
fatta esattamente come noi la vogliamo fare, cioè come Rohan l'ha pensata, come Rohan la desidera fare, e non pensando di incontrare un gusto di pubblico. E questo secondo me è fondamentale, perché se no succede a volte che si fanno delle cose perché si immagina che il pubblico voglia quello, ma invece la parte, diciamo, creativa deve rispondere al tuo slancio di come vuoi le cose, e vedrai che il pubblico poi ti segue. E questa è la cosa che mi piace del Barlume, che è autentico, è sincero, è schietto, è fresco e vitale, perché è fatto con quello stile lì. Non è schiacciato da delle regole di come vanno fatte le cose. Le cose sì, il pubblico poi ti segue, il pubblico lo percepisce la sincerità. È così, il pubblico non è scemo, il pubblico segue, capito? Perché poi invece si pensa che allora gli facciamo questa cosa qui. Sì, certo, un minimo di ragionamento sul pubblico c'è, però è più questo, è più una sincerità. E secondo me questa cosa qui arriva a tutti, arriva alla gente, insomma. Quindi questa è la cosa che mi fa piacere tantissimo. Ti faccio un'ultima domanda. Credi che il Barlume sia stato in un certo qual modo precursore in un modo di raccontare anche appunto il genere giallo sul piccolo schermo? Ma guarda, in effetti è un po' un unicum. Perché io all'inizio dicevo, quando mi dicevano cosa fai, io dicevo sono il commissario Montelbano, perché giriamo all'Elba. Cioè è un po' un unicum il giallo comico. E anche questo personaggio che faccio io, adesso scusa, rispondo alla terza cosa di cui vado fiera, io credo che adesso qualcun altro segua questa linea, no? Però un personaggio così un po' all'americana, bionda, col capello, adesso come ce l'ho anche adesso, un po' più vaporoso, no? Quindi con la camicetta, un po' dinamica, un po' seria. Mentre gli americani questa cosa qui la fanno seriosa, noi la facciamo comica. Cioè noi la facciamo con ironia, con quell'intelligenza italiana che sa prendere le cose piccole. Adesso non voglio dire che siamo meglio, no, però voglio dire, sicuramente quest'ironia non si era visto in un personaggio. A me piace essere la bionda però autoironica, cioè quindi sì, camicetta azzurra e trucco, no, che magari il commissario non si mette il rossettino, si mette la fusta, non lo so. Quindi è chiaramente un personaggio costruito all'americana, però dentro c'è una cosa tutta nostra che mi piace molto. E quindi secondo me sì, in un certo senso i Delitti del Barlume sono. E poi forse non ho in mente un'altra serie dove i quattro bimbi, i protagonisti, sono dei vecchietti che giocano a carte. Questo dobbiamo anche dire che viene molto dal mondo che ha creato Malvaldi, sicuramente. Però poi è stato sviluppato con uno stile, con loro, quindi è tutto prezioso. Cioè io penso che siano tutti preziosi, sono preziosi loro, i quattro bimbi, è preziosa questa sincerità. Cioè è strano che siamo riusciti tutto sommato, forse anche proprio perché abbiamo seguito il flusso della vita, ad arrivare alla decima stagione senza avere assolutamente la sensazione di essere stanchi, capito? È strano guardarsi indietro e dire sono 10 anni. Quindi sì, secondo me è stato un po' precursore. Il giallo c'era, ma il giallo comico io non ne ho in mente altri. È vero. Grazie infinite per il tuo tempo, è stato un piacere, viva il Barlume. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Grazie.